Questa è la prima intervista che facciamo in questo nostro speciale dedicato al congresso nazionale della SIPA Genova, il 49esimo. E sono contento di esserlo, con un genovese, un attore molto bravo, che è Paolo Cacissoglu, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. E in realtà è qua perché è venuto a presentare, in occasione proprio dell'inaugurazione di questa prima giornata del congresso, un progetto che lo vede protagonista in collaborazione con il Gaslini e con il Servizio di Salute Mentale della città di Genova. Vorrei che tu provassi un po' a raccontare che cosa hai fatto e perché lo hai fatto. In pratica ho costituito una sorta di portafoglio, facendo una raccolta fondi che poi spiegherò in breve, che consente a dei giovani che verranno scelti appunto dal Dipartimento di Salute Mentale in collaborazione con i Gaslini per avere delle cure, a domicilio di tipo psicoterapeutico, eccetera, eccetera. L'idea mi è venuta perché subito dopo la seconda ondata del Covid avevo letto un articolo su Repubblica, se non sbaglio, in cui si leggevano numeri molto in ascesa, addirittura adesso dico una cifra, potrei sbagliarmi, ma era molto alta, più del 35% dei ragazzi e adolescenti che richiedevano delle cure appunto di quel tipo, insomma avevano bisogno di essere ascoltati in qualche modo. Questo mi colpì molto, poi anche mia figlia, ormai ha quasi 19 anni, quindi diciamo è in uscita dall'adolescenza, ma comunque è sempre un territorio molto delicato e fragile, no? Quell'età della vita. E quindi mi sono detto, ma sarebbe interessante raccogliere un po', perché potrebbe capitare anche a me, se non capita o non è capitato, questo non vuol dire che non sia un punto di interesse, anche perché poi i giovani saranno gli adulti di domani, quindi dobbiamo fare un investimento proprio lì, perché è il nostro investimento più importante. E soprattutto poi da genitore mi sono reso conto che un genitore non può far tutto, un genitore che a volte non comprende un figlio non ha per forza la massima responsabilità, perché a volte i figli... Può anche non essere cattivo. Esatto, perché i figli a volte hanno bisogno anche di parlare con qualcun altro che non è genitore. Un genitore non può essere genitore, ascoltatore, consulente, non può essere tutte queste cose. Al netto di tutti gli errori che si possono fare. E allora ho provato a costruire questo progetto, sono appassionato di ciclismo, quindi l'ho legato a questa mia passione, ho raccolto un team di 12 ciclisti, tra cui insomma importanti ex ciclisti, professionisti, campioni del mondo, campioni olimpionici, eccetera, eccetera. Ho individuato una gara che si è svolta a giugno, con uno sponsor importante che si chiama Castelli, e sono stato sostenuto da Mediolanum, e insomma è stato un bel lavoro a costruire tutto, e abbiamo fatto la gara, abbiamo raccolto, tra il sostegno di queste ditte che ho detto e poi tramite le donazioni, appoggiandomi alla ONU genovese che si chiama Occupi al Bar, abbiamo raccolto più di 40.000 euro che costituiscono un portafoglio che dà la possibilità al Dipartimento, al Gaslini, di prestare cure domiciliari a questi ragazzi che ne avranno bisogno. Mi sembra un'iniziativa molto importante, Paolo, ma soprattutto perché io credo che questa unione di volontariato intelligente e di pubblico servizio sia anche un modo per superare un po' delle difficoltà che spesso ci sono nei servizi pubblici, per esempio nel caso della salute mentale, spesso la mancanza di personale, no? Che in qualche modo il privato, in questo caso, con un'iniziativa di tipo, come dire, di buona volontà, no? E di partecipazione attiva, cerca di, come dire, ovviare. Ecco, io credo che sia un modello da seguire.
E nel caso poi degli adolescenti mi sembra una necessità assoluta, perché quello che, di cui tu parlavi, dell'isolamento da Covid e dell'aumento delle, diciamo, delle richieste d'aiuto o comunque delle problematiche collegate con la salute mentale sono sicuramente vere. E il fatto che voi abbiate trovato questo modo furbo di dare una mano mi sembra importante. Ecco, tu non pensi che dovrebbe essere un modello seguito un pochettino di più e non affidato, come dire, alla buona volontà di un padre preoccupato? Io credo che la sanità pubblica, quella italiana, sia una buona sanità. Ovviamente non può fare tutto. Nel mio mestiere, il mio mestiere 50 anni fa era un mestiere ridotto a meno cose. Un attore faceva l'attore, andava magari in televisione qualche volta, ma la capacità mediatica con i social, con i sistemi che ogni individuo ha nelle sue possibilità, uno che fa il mio lavoro si deve occupare per forza di cose di comunicazione. E quindi perché comunicare, non so, un hobby o una foto del piatto che mangi, se invece si può, divertendosi, magari dare una mano a un ambito, in un reparto magari scoperto o che non è coperto al 100%. Quindi mi sembra, io mi diverto e quindi lo faccio volentieri. Mettiamola così, Paolo. Influencer sì, ma socialmente utile. Sì, ecco, questo sì, io sicuramente non sono un influencer perché faccio un altro mestiere, non sono capace, però in quel canale lì mi piace utilizzarlo per magari fare delle cose che possono essere utili anche agli altri, insomma. Poi ripeto, insomma, è utile anche a me perché mi diverto, quindi le buone energie che si scatenano in queste cose fanno bene anche a se stessi. Grazie. Grazie a voi. Grazie ancora.